considerando anche la condizione in cui si trovano i cittadini stessi. Grazie, seconda risposta, avremo un po' il modo di tornare. Al professor Benito, vicepresidente dell'Accademia delle Scienze dell'Unione Sovietica. Anche lui la domanda è la stessa posta nell'introduzione: qual è il rapporto tra progresso e scienza in Unione Sovietica? Tenendo conto in particolare, professor Benito, di due obiezioni che vengono fatte al suo paese su questo punto. La prima obiezione: si dice che in Unione Sovietica la scienza è utilizzata soprattutto a scopi militari e indirizzata soprattutto in questa direzione. La seconda obiezione, e ne abbiamo già notato la testimonianza anche in questi giorni di minimi, il problema dei diritti civili, del rispetto dei diritti umani nel suo paese. Qual è il rapporto tra il progresso della scienza e il progresso nel rispetto dei diritti umani? Abbiamo visto per esempio che in alcuni campi sono sorte nuove scoperte rivoluzionarie proprio nei campi in cui nessuno se l'aspettava. Questo è riferito per esempio alla scoperta delle possibilità di una superconduttibilità alle alte temperature. Questo dimostra che è necessario sostenere la scienza fondamentale e in Unione Sovietica la scienza è sostenuta. Sto sui concetti di modernizzazione di ciò ha portato alla convinzione da parte dello Stato che le principali decisioni prese dal governo dovranno essere discusse con la partecipazione del popolo intero. Non dobbiamo solo esistere, dobbiamo convivere. E per fare questo occorre una prima occorre un'educazione all'interno di ciascuno dei nostri paesi per un rispetto reciproco, per una realtà internazionale talmente differenziata dal punto di vista economico e delle possibilità che se non la coraggiamo profondamente, forse potrebbe essere più esplosiva degli stessi arsenali. Tutta l'America Latina, i paesi sviluppati avrebbero avuto una diminuzione di prodotto nazionale lordo soltanto dello 0,5%. Oggi un po' di strada si è fatta, ma non molto, come qualche volta è letterariamente poco. Ma è il tema di oggi. Noi sappiamo che certo occorre dare anche nell'immediatezza degli aiuti per la vita fisica. Avete visto che più l'anno, quindi ci sono anche dei momenti di immediatezza nei quali gli aiuti immediati sono necessari. Ma oggi occorre proprio che l'umanità più sviluppata si convinca che occorre dare a paesi nuovi, questi paesi di un trasferimento di tecnologie senza il quale questo divario sarebbe destinato a rimanere molto grave a noi dall'Europa, dall'Atlantico agli umani. Noi rischiamo altrimenti anche perché la natalità è minore in Europa rispetto ad altre aree. Rischiamo e rischierebbe di diventare un paese molto rispettabile
dei libri di scuola e gli omicidi del terzo millennio nei confronti della vita effettiva di un insieme di continenti che forse ricorderebbero per tutta una serie di nostre partecipazioni allo sviluppo artistico, allo sviluppo intellettuale, allo sviluppo scientifico, ma ci vedremo come ci vedrebbero come dei sovramondi messi lì per memoria, avremo le cose delle nostre ambizioni di solidarietà, di unità. Questa concezione che non richiede possibilità di avvenire gli uni separati dagli altri, questo riguarda noi, riguarda anche la coscienza e verso le scrive per rispondere durante i due minuti per rispettare le leggi che ci siamo previsti in questo giro. Vorrei dire che noi abbiamo avuto, noi piccolo paese, forse vorrei dire il più piccolo tra i grandi, il più grande tra i piccoli dei paesi, abbiamo creato questo laboratorio mondiale a cui il professor Medico ha fatto riferimento e di cui il presidente dell'Accademia delle Scienze della Cina è stato uno dei creatori nel suo paese, all'insegna di questa collaborazione. Tra l'altro ne abbiamo bisogno, è stata la prima. Noi dobbiamo fare il tempo di recuperare, allargando i mezzi che ci vogliono per la ricerca, sono stati, per cui anche i paesi molto ricchi, da soli non ce la farebbero. Allora si creano dei consorzi, si crea EUREC, si creano, come noi abbiamo fatto, nel quale, superando il particolarismo, che è un male terribile in tutti, compresi gli scienziati, superando il particolarismo e vedendo che cifre di spesa ci sono per affrontare i grandi capitoli, riferendoci solo alla fisica, i grandi capitoli della superconduttività, della fusione, degli acceleratori, questi scienziati ci hanno dato un grande elemento di meditazione, di dire: dividetevi.